La basilica stracolma di persone, ma dobbiamo abituarci anche a vivere con questi controlli, però avendo coraggio. Beh, certamente, sia la presenza in Duomo ieri pomeriggio che la Basilica di Sant'Ambrogio, che non è riuscita a contenere tutti i fedeli, sono un segno che il popolo ha capito che il riscatto da questa situazione implica il rischio personale, che chiudersi e rinchiudersi in forza della paura prima di tutto non elimina il rischio e in secondo luogo appesantisce l'esistenza. Quindi è un segno molto bello, è un altro dei segni belli che Milano sta maturando, sta crescendo, sta riacquisendo coscienza civica e, per quanto ci riguarda, sta approfondendo il senso della fede e il valore del rapporto tra la vita, la morte e la vita definitiva con il Signore e con i nostri cari. All'altra sera abbiamo visto che c'erano proprio degli uomini tipo della polizia sotto nella cripta, ormai anche le armi devono entrare in chiesa per questa situazione. Insomma, le armi fanno parte del corredo dei vari corpi che ci proteggono, con realismo, perché io mi ricordo quando nel 77 certi partiti poi divenuti democratici, poco prima che il terrorismo delle BR ci mettesse quasi in ginocchio, invocavano il disarmo della polizia. Quindi bisogna essere molto realisti. Noi siamo certi che le armi non verranno usate, soprattutto se da parte del popolo continuerà questo stile di reazione, che però ha bisogno di speranza, ha bisogno di prospettiva. Ha bisogno che non dimentichiamo, sì, certo, queste tragedie sono terribili, inaccettabili, però la morte incombe su ognuno in ogni momento. È il grande richiamo che viene da questo, che con questa vicenda dobbiamo fare i conti e quindi dobbiamo interrogarci su quale sia il compimento della nostra vita. L'altra sera Maroni, quando lei ha parlato di integrazione come arma per sconfiggere il terrorismo, ha detto: ma il cardinale, certo, spero che non ci volesse dire di accogliere i terroristi, ci vogliono le regole prima della giustizia. Io non so sinceramente cosa ha detto Maroni, però quello che volevo dire è che l'immigrazione, che come dire, è diventato non solo per l'Europa, ma parliamo dell'Europa, un problema strutturale, non è più solo un'emergenza. Di conseguenza soltanto una capacità di sguardo profondamente culturale che sia la base per i mezzi adeguati, e quindi questa è l'integrazione, può lentamente emarginare e eliminare del tutto i gruppi integralisti e fondamentalisti. Questo non significa che non bisogna prendere tutte le misure di sicurezza necessarie, che non bisogna essere attenti a chi entra, eccetera, ma non si può trasformare un auspicio in realtà. Il processo è complesso e certamente il processo può essere anche contaminato da fattori inaccettabili, terribili e tragici contro i quali dobbiamo combattere.